Buongiorno ragazzi, benvenuti in un nuovo episodio di Keeping Up With Me, perché siamo io e Ami che stanno camminando, facendo i suoi giretti. Questi giorni sta cominciando a dormire per terra perché sente un po' più caldo, e infatti fa veramente un po' più caldo. Comunque stamattina ho messo la sveglia alle 10:30, perché ovviamente vabbè, sono dei giorni in cui non riesco a dormire, già lo sapete che io di base ho dei problemi, in più con il jet lag è un po' più particolare. 4:30 andata a dormire, mi sono svegliata alle 9:30, perché avete visto l'altro giorno sono andata al cinema e pensavo di essere diventata pazza, perché avevo visto online che vendevano appunto il merch tra virgolette per questa cosa del cinema di Yoongi. Lo stesso giorno poi sono tornata a casa e ho visto su Instagram che era una pagina effettivamente merch tipo fan art, per dire, quindi non era ufficiale ufficiale. Ho detto vabbè, ieri è iniziata la proiezione del film nelle sale, e in alcuni cinema qui in Corea, credo anche in altre parti del mondo, probabilmente non in Italia, quindi mi dispiace, ma tanto quando vedrete questo video penso sarà già passato il periodo, vendono la cap e io devo andarla a prendere, solo che ho paura, visto che io in teoria il mio film in realtà ce l'ho prenotato per domani, ho paura che vada sold out, quindi io sto andando oggi e poi mi vado a vedere anche Kung Fu Panda. Ho visto il primo orario, era alle 7:30 di mattina. Chi è che va a vedere Kung Fu Panda alle 7:30 di mattina? Lo sanno solo loro. Ma il primo spettacolo di Yoongi era alle 8 di mattina. Ora, con tutto il bene, ma io alle 8 di mattina, secondo te, c'ho voglia di star lì? Tutto's gonna be ok. Così. Poi ho pensato, magari c'è chi va al lavoro. Qui hanno degli orari molto tassativi, quindi no, è l'unica occasione. Però parte questa piccola così. Quindi io vado oggi. Con l'occasione appunto vedo Kung Fu Panda, perché i primi due, niente. L'ultimo che ho visto, il terzo, che tra l'altro l'ho trovato su Netflix. Ora non so se c'è anche su Netflix italiano, perché il mio ormai non si capisce più bene che Netflix sia. Molto carino. Quindi sono curiosa di vedere il quarto. E visto che oggi è una giornata molto molto grigia, vi faccio vedere. Quindi mi sono svegliata, mi sono piastrata i capelli perché ieri sera li avevo lavati. Pranzo molto presto, così poi vado direttamente al cinema. Vi faccio vedere perché proprio la pagina ufficiale di Instagram. Eccolo qua. Questa qui è la nostra missione. E tra l'altro ho visto che danno anche un sacco di benefit. Io poi seguo questa ragazza che si chiama Veronica, che dà tutti questi tip, altrimenti io non le saprei tutte queste cose, quindi grazie. Praticamente danno questo mega poster IMAX, poi c'è questo double ticket speciale, così, e questo è il retro. Questo in realtà dovrebbero darlo con ogni biglietto, non ho capito se è all'ingresso della sala effettivamente, staremo a vedere, ma questo sarà un problema per la me di domani. E poi vabbè, appunto, se prendi il menu c'è anche la cap. E niente, quindi questa è la pazzia di oggi che ho deciso ieri. Ieri mi sono anticipata a tutto il lavoro che avrei dovuto fare, così sto più tranquilla. And just like that, siamo di nuovo qui. Ora devo fare un pit stop al bagno, ovviamente, perché quando mai. E poi vedo subito, anzi prima di andare al bagno vedo subito se è disponibile, perché questo bel viaggetto non è stato fatto per niente. E poi ho visto che solo la cap costa 13.000 won, mentre il menu con i popcorn e tutto costa 17.000. Niente, di nuovo qua non ci sta. Quindi devo chiedere, penso, alle casse, forse. Che bello aver chiesto e mi ha detto che è sold out. Ora io cosa dovrei fare? Che sono venuta qui un giorno prima. La dovevo chiedere perché non ce l'aveva. Mi ha detto non l'abbiamo proprio messa nell'espositorino. Ho visto una ragazza che ce l'ha in mano. Probabilmente l'aveva presa ieri. Che noia, guardate. Alla fine ho preso questo menu fantastico con il coso dell'Espa, tra l'altro. E almeno finalmente mi sono presa questo carichino qua. Piccolino da borsetta, è tipo della Coca-Cola, CGV per Coca-Cola. Hi! You hungry little guy? Mi già sta. Ragazzi, è stato un maxi fail. Perché non mi ero accorta di aver scelto lo spettacolo in coreano e non mi sono ricordata più che altro che molti cartoni qua li doppiano in coreano. Quindi io sono andata diretta senza stare tanto a vedere, ma in realtà dovevo controllare meglio. Però è carino il film, eh? Cioè vi devo dire, nonostante la barriera linguistica e le mie 10 parole in croce che so, ho comunque capito e interpretato. Sarà che era appunto un cartone, quindi pure il linguaggio è abbastanza basico. Per fortuna, meno male che non era un film. È stata un'esperienza, doveva capitare prima o poi, eh? Meglio prima che poi. Sono anche passata nella mia super farmacia di fiducia con il mio super coreano. Sono bravissima quando
devo chiedere qualcosa con le immagini. Gli ho chiesto questi. Questi sono dei cerottini per appunto i brufolini. Anche perché ormai sto facendo la collezione, quindi almeno poi vi so dire quali sono effettivamente buoni. Questi li vendono anche da Olive Young, ma al doppio del prezzo. Questi, se vi interessano, 7000 won, però sono, vedete, 57. Proveremo, perché mi sta uscendo un bubbone gigante sul mento. Adesso torno a casa, che raga, sull'auto, questo caldino tiepore, mi stavo abbioccando. Mamma mia ragazzi, fatto doccia, mi sento rimessa al mondo. Però fatemi mettere pausa, perché stavo guardando Physical da 100 a 1. Perché poi io dico da 1 a 100, vabbè. Non vi do spoiler, ma non sono molto soddisfatta. Comunque, domani è una giornata molto 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 bella. Finalmente appunto vediamo questo benedetto concerto film di Junghi. Poi mi sono calcolata tutti gli orari, ho preso questo orario apposta per riuscire a fare un'altra cosa. Quindi conto di andare a dormire abbastanza presto oggi. Cheat, perché lo dico tutte le sere. Ma non so che succede, vi giuro. Turu turu tu, telefono, cose. Guardo l'orario, 3:30. Oggi non mi avrai, il signora mi è già stato portato fuori. Quindi siamo pronti per andare a dormire e iniziare una nuova giornata. Buongiorno ragazzi, stiamo andando finalmente a vedere D-Day. Ho messo anche la maglia per ricordare i vecchi giorni passati. Stavo ripensando ieri, ragazzi, il concerto c'è stato ad agosto. Assurdo, comunque oggi fa caldissimo, quindi mezza manica e felpina. Ragazzi, io non so più che fare onestamente. Sono andata. Oggi è il mio spettacolo, io dico, no? Ma puoi contare i poster per le persone che comprano il biglietto? Niente, io non posso avere nulla per questo film. Ho fatto la cavolata di non andare il primo giorno. Devo andarci il primo giorno, apparentemente. Devo fare un timbro, forse. Questo. Cioè, ma io compro il biglietto, perché non ho diritto come agli altri al poster e ai biglietti quelli speciali? Vado là, no, sold out. Questi giorni una cosa dietro l'altra, cioè sono fumante. Sto cercando di non incazzarmi come una bestia, fatemi passare il termine, giusto perché mi voglio godere questa cosa, ma vi giuro io non darò più i soldi per fare niente, perché boh, mi sembra assurdo. Sono arrivata tra l'altro un'ora prima, perché dico vabbè, niente, vado a ritirare il mio biglietto normale. Ragazzi, è stato molto difficile, molto. Ma che mi scordo, almeno vado a farmi un timbretto. Mettete il bigliettino, fate il timbrino e via. Comunque è stato molto strano sapere di essere anche in questo film, in qualche modo. Ero nella folla, perché poi hanno mischiato un po' di giorni. Però bello, io piangendo, urlando, un po' così, un po' una pazza in realtà. Però mi mancano, mamma, non avete idea. Cioè, non... io li guardavo, facevo, mamma mia, i brividi, mi ricordo tutto. Questa sono io che scopro che dietro casa mia non c'è un ospedale, ma una camera mortuaria. Oggi vi giuro, io questi giorni devo stare chiusa dentro casa, non devo uscire. Ho pensato di aver perso il portafoglietto con tutte le carte, le robe, sull'autobus. Quando poi mi sono detta, ma è impossibile, visto che io ci sono salita sull'autobus, la carta l'ho timbrata, quindi cerca sotto i sedili, ho messo mani in posti dove le mani non dovrebbero essere messe. Alla fine ce l'avevo nell'altra tasca dei pantaloni, perché ho due tasche, essendo che sono tipo cargo, no? Vi giuro, un'infartata, c'avevo le mani che facevano così, perché ho detto, questa è proprio la ciliegina sulla ciliegina sulla ciliegina. Perché se poi mi devo fare pure lo smarrimento delle carte, cioè, io purtroppo, ragazzi, faccio un grande saluto e mi dilego nell'aria, perché non lo so. Tipo, vedo sempre la fine della sposa cadavere, io, quando si trasforma in tutte le farfalle, sono proprio io. Adesso credo portarmi, così poi sono tranquilla. Ci sono i miei pacchetti di Coupang. Alla fine non mi sono meritata la pizza, almeno quella lì della focaccia della strada, perché non mi andava di camminare fino a lì. Mettiamo in questo modo. Era orario di punta,
e se io tornavo poco dopo trovavo traffico così. Quindi ho deciso di andare prima. Però, ragazzi, c'è un però, perché ho ordinato delivery a casa. Non è una cosa che faccio spesso, perché lo sapete, preferisco cucinare, avere le mie cose, però ogni tanto ci sta. E non so se è l'effetto Corea, ma ogni volta che io torno in Corea mi asciugo. Quindi mi manca un po' di panzetta. Dobbiamo reintegrare qualcosa. Quindi per la prima volta non ho ordinato da un posto ma ben due posti. Ho ordinato i miei corn dog preferiti, Sottok Sottok, e ho voluto provare un posto della pizza. Allora, amici italiani, non vi aspettate una pizza italiana, cioè dovete sempre concepire l'idea che è una cosa diversa, ok? È pizza intesa come base per qualsiasi cosa poi ci mettano sopra, ok? Prendiamola così. E quindi così assaggiamo. Perché ho fatto questa cosa di ordinare in due posti diversi? Perché io ho praticamente l'opzione Wow, che è un po' tipo, mettiamola come tipo Amazon Prime, quindi Coupang, sia che ha l'opzione appunto delivery che anche quella del food normale. Adesso ho messo questa opzione, che chi ha questo servizio ha le spedizioni gratuite per quanto riguarda il delivery del cibo appunto nei ristoranti, cose. E quindi l'ho fatto solo per questo, perché altrimenti se no in due posti mi veniva solo di spedizione tipo 5-6 euro. Allora, è arrivata la prima cosina, cioè la pizza. Proviamo questa pizza. Sapete cosa sembra? Sembra tipo una pizza surgelata. Probabilmente lo sarà, attenzione, perché tanto... Sì, sa di pizza surgelata. Ragazzi, di necessità per tu. Ovviamente piantino, perché sono ipersensibile. Poi mentre guardo Once Upon a Time, capito? Non è che dici, non lo so, stai vedendo il capolavoro cinematografico. Vabbè, in realtà mi ero scordata di aver preso tre cose. Sono passate un po' di ore, perché contate che è mezzanotte. La pizza a metà l'ho messa nel congelatore perché non ce l'ho fatta. Quindi penso adesso mi mangerò soltanto il Sottok Sottok, mentre gli altri li metto in congelatore e poi li farò in friggitrice ad aria quando li voglio mangiare. Questo è il Sottok Sottok. Mi ricorda tanto Jenna, mi manca Jenna. Ci siamo parlati al telefono prima, tra l'altro, quindi facciamo un assaggio. Se venite in Corea, vi giuro, lo dovete provare. Buongiorno ragazzi, è assurdo come ieri abbia piovuto e il clima si sia rinfrescato di nuovo, perché sono stati due giorni in cui ha fatto caldissimo. Cioè io ero tentata di uscire a maniche corte. Sapete che poi io non uso le bretelline, altrimenti avrei detto anche le bretelline. E invece è tornato il nostro bellissimo clima, tutto grigio. Quindi io, ragazzi, cioè nel senso, non vorrei. Questi tre giorni sono stata a casa, non vi ho ripreso niente perché appunto non ho fatto niente. Sono stata a lavorare, insomma, a sistemare delle cose. Quindi oggi io in realtà vorrei uscire. Poi domani torna Ross. Cioè in realtà torna oggi. Domani ci vediamo già direttamente. Quindi so che andremo a fare qualcosina. Vi dobbiamo portare in un caffè stupendo, stupendo, per chi è fan dello studio Ghibli. Vi dico solo questo, tanto poi lo vedrete. Quindi oggi io in solitaria cosa faccio? Volevo andare a fare una passeggiata da qualche parte, ma con il fatto che ha piovuto sarà tutto fangoso e sincera non mi va. Aspetterò le belle giornate per quello. Quindi che fai col cielo grigio? Vai di nuovo al cinema. Però che faccio? Cioè, questa è la terza volta in due settimane forse. Vabbè raga, vi subite cioè questa è la verità, questa è la mia vita, questo è quello che faccio. Ve l'ho detto che volevo andare a vedere Kong e Godzilla. L'unico spettacolo a Yongsan è quello delle 14:30. Dovrebbero essere le 10 e qualcosa, quindi ce la dovrei fare in teoria. Per ora appunto questo è il bellissimo clima. Vi giuro, facevano 30 gradi quasi, erano 27 gradi, adesso ne fanno, controlliamo, adesso ne fanno 14. Vabbè dai, pensavo peggio, sembra più freddo. Lei dorme più di me, eppure se la snina sempre, mamma mia. Ma sei tutto teneroso, sì. Ovviamente prima di andare in qualsiasi posto si fa una bella skincare. Guardate quanto si sono ridotte le macchie che avevo sul viso. Indovinate grazie a quale prodotto, perché era tipo una delle poche cose che mi ero scordata qui in Corea quando sono tornata in Italia e non ho potuto usare. Questo qui è il siero alla vitamina C, che come sapete contrasta le macchie e aiuta ad illuminare la pelle. Quindi se soffrite di macchie post acne, post brufoletti, vi giuro vi cambia
cambia proprio la skin care. Questo qua si applica dopo la doppia detersione, quindi doppia detersione, già lo sapete, siero e poi chiudete con la crema. Tra l'altro, se volete provare i prodottini di Yepda, hanno messo un codice super speciale perché è il loro anniversario di compleanno, un po' come lo è anche il mio, siamo molto vicini perché lo sapete, tra un po' il mio compleanno, e infatti hanno messo il sito al 30%, quindi avete il codicino con il 30%, ve lo scrivo adesso e vi lascio ovviamente il link qua sotto, più se acquistate il set glow avete in omaggio anche la borsettina, che è una cosa stupenda, super super carina, fino a esaurimento scorte, quindi vi dovete sbrigare. Questi giorni sto provando a fare una cosa diversa, non faccio più la doppia detersione, almeno la mattina, ma applico soltanto il detergente, quindi senza la parte oleosa, perché ho notato che sul mio tipo di pelle va un pochino meglio. Poi il mio pannetto in microfibra, che uso soltanto per il viso. Ovviamente vado ad applicare il mio tonico spray, questo qui è l'acido ialuronico, che è super idratante. Questo lo applico e poi tampono. E poi applico appunto il mio siero. Questa qui invece è molto liquida, la applico sempre così e si assorbe molto rapidamente. Mi raccomando, tamponate bene così il prodotto penetra bene nella pelle. Poi protezione solare e siamo pronte ad andare, perché è già un po' tardino. Come sempre passiamo sotto la grandissima, perché sono in super anticipo, quindi vi faccio la camminata. Vi giuro che oramai la cosa che non sopporto più in Corea, cioè sputatemi addosso per terra, quello non mi interessa più, spintonatemi quando cammino, ma io la cosa che non sopporto è il vento, ragazzi. Cioè, ma io mi pare che devo vivere col cappello fino ad aprile. Oltre adesso è bellissimo perché guardate, stanno sbocciando tutti questi fiori qua che sono meravigliosi, cioè sono splendidi. Comunque siamo arrivati, solita ripresa, solita Anna è ancora lì. Mi accorgo di avere una vita veramente noiosa. L'ultima volta che ho detto una cosa del genere sono successe di ogni. In questo periodo va già bene così, va bene la vita noiosa, tanto non lo è, ripeto, però faccio sempre le stesse cose. Ma raga, questo è ciò che mi piace, lo sapete che io sono una critica di cinema amatoriale. Tra l'altro, vabbè, non vi ho commentato l'ultima opera che ho visto perché era proprio, guarda, Low Low Low, che è il fabbricante di lacrime. Adesso che ero Salvatorna mi ha detto rivediamolo insieme, perché per quanto è cringe, cioè è quasi un film comico per quanto mi riguarda. Dietro l'albero, vabbè, poi ci stanno le persone, mi va di riprenderlo. Comunque qui c'è l'aria fumo, anche se come vedete lì c'è scritto no smoking e poi c'è scritto smoking area. Più in teoria sarebbe più interna, però ci si mette qui al bordino. Sesto piano è dove c'è il cinema. Tra l'altro mi manca fare la guida, la vostra guida sul campo di Seoul. Effettivamente è un po' che non vi do notizie. Voi sempre fatemi sapere se vi interessa qualcosa. Dopo mi sa che passo anche da Uniqlo. Ci sono un sacco di cosette carine. In realtà Uniqlo è molto basic. Detto ciò, però prima andiamo a prendere il biglietto, vi faccio vedere come si fa le macchinette, che ovviamente, vabbè, se venite qui in vacanza poi non potete avere la carta per fare tutta la cosa online. Tra l'altro qui c'è un pop-up tutto della Disney, bellissimo, ogni volta ci passo e dico no, vai avanti, perché poi lo sapete, purtroppo io mi faccio prendere molto facilmente. Però non vi preoccupate, perché alle macchinette è molto semplice, basta che non vi sbagliate e non fate come ho fatto io l'altra volta, ho preso il film doppiato e non sottotitolato. La prima volta che venite qua può essere un po' confusionario, quindi uscite dalle scale, perché se uscite dall'ascensore in realtà uscireste da quel lato lì, vi fate tutta questa parte dove ci sono sempre dei negozietti qua in mezzo e lì c'è un po' di cibarie, tra l'altro fighissimo perché qua al cinema potete entrare con qualsiasi cibaria. Poi questa è la mia reference, negozio Crocs, girate a sinistra e vi trovate il cinema. Entro e chi mi trovo se non il signor Mi Jung-gi. Ah, PS, il film dovrebbe essere finito ma c'è ancora. Qua c'è il nostro pavimento. E proseguendo qui, a parte sempre trovarci il signor Mi Jung-gi, ci sono le macchinette. Basta cliccare sul Mi Jung-gi in questo caso. Selezionate inglese, così è più semplice. E andate su ticketing e scegliete il vostro film. Come vedete, quello che avevo scelto io l'altra volta era doppiato, quindi attenti. Qui come vedete c'è ancora quello di Mi Jung-gi. Io devo prendere questo Godzilla, poi adulti 1 o quello che è, e poi fa selezionare la seduta. Io vado su M7 perché io sono da ultima fila. Posto della carta, bigliettino,
carta, non ve la scordate. E tada! Qui appunto ogni tanto trovate le stampe, quello dei biglietti. Volete fare uno stamp personalizzato, oppure andate qui e si può ordinare il cibo. Infatti me ne vado al piano di sopra, dove ci sono altri ristoranti. Tanto lo sapete, in Corea, ragazzi, non si muore mai di fame, mai. E qui dove c'è scritto Taste Park c'è anche il CU, quindi un bel convenience store se volete risparmiare. Cosa possiamo prendere? C'è una fila, boia. Ovviamente ramen, però non mi sembra il caso. Qui prendiamo una bottiglietta d'acqua. Qui ci sono le patatine, oppure altri snackini. Vediamo se mi prendo il pepero. Ok, bustina. E ho preso un bel po' di cose in realtà. Adesso ve le faccio vedere, tanto mi metto a sedere nella sala d'attesa, che alla fine è lì. Anche perché manca una mezz'oretta per il mio film, e questa saletta d'attesa è fantastica. Qui ci sono anche le poltroncine. Mi metto sempre qua, gli spaltini, i pepero, questi qua classici, perché sono gli unici che non mi fanno venire mal di pancia. Poi questo mi serve per stasera, quindi non ci fate caso. Il mio succhetto alla mela preferito, che è questo qua, picnic. Poi ho preso due di questi qua, i triangle kimbap, uno col tonno normale e questo dovrebbe essere con il tonno ma piccante. Ora mi apro subito il succhetto. Tra l'altro ho cambiato confezione, prima era più piccola. E appunto sì, cioè in realtà potete entrare con qualsiasi cibaria, non vi controllano, non vi dicono nulla. Una volta sono entrata con il Shake Shack, una volta con il Burger King. Un insetto, lo avete visto? Un insettino, continua ad essere qui con noi. C'è la mia compagnia di oggi? Che vuole? Dai, via. Dopo faccio la mia pausa al bagnetto, dove mi spazzolo i capelli, che ormai mi porto sempre una spazzola. Anche se oggi sono un po' wavy perché ho fatto la treccina, ma li devo lavare, quindi ok. Vi do un tip, perché sennò qua io mi sono sbagliata 100 milioni di volte. Questo è il numero della sala, ok? Questo è il vostro numero del posto, e almeno è più semplice da capire. Allora, film finito. Scusate la luce, ma sono in bagno. È da quando ho visto queste scene che ho detto: no, Ilaria, ti devi ricordare poi di dirle, perché io mi scordo molto velocemente, quindi ogni 5 minuti me le autoricordavo e ho paura di scordarmi. Quando vedo questi film sui mostri, chiamiamoli così, che sia Godzilla, che sia King Kong, eccetera, eccetera, mi sorge sempre, anzi mi sorgono diversi dubbi. Ora ve li dico e magari nei commenti mi aiutate a capire. Voi sapete. Comunque, prima cosa. Loro tranquillamente, uscendo dall'acqua, dai monti, distruggendo intere cittadine, non pensando minimamente a tutte le persone nei palazzi. Cioè ogni volta vedo che si sbattono tra i palazzi, tra di loro, le persone dentro. Ciao ciao, passata al miglior vita. Poi, non è che quando riemergono appunto, escono fuori, che ne so, raga, in mezzo a Latina, a Frosinone, cioè, capite? No, loro devono uscire nel mezzo delle piramidi, rovinando anni e anni e anni e anni e anni di storia. Loro devono uscire al Vaticano, loro nel Colosseo. Però voi mi direte, sì, ma è un film. Vabbè, però una volta falli capita, cioè, in un posto sconosciuto, al mondo, no. Comunque, visto che è ancora presto, io spero sia un po' meglio il tempo fuori e riuscire ad andare alla mia Nodule Island. Potevo prendere l'auto, sarebbero stati 5 minuti perché sono due fermate, e invece ho deciso di andare a piedi proprio perché è vicino. Quindi dovrebbero essere tipo una ventina di minuti. Io cammino veloce, quindi dai. Così oggi ci siamo fatti anche la camminata. Dopo devo camminare anche col signor Ami. Se arrivano in bici, scendono giù con l'ascensore. Mentre ovviamente, vabbè, questo è l'ingresso pedonale. Bello che si fanno anche consegnare le cose. Perché guardate, qui c'è un driver. Ora ve lo faccio vedere adesso che passo. Stare aspettando, vedete, le persone. Questo è un posto molto più di nicchia, quindi io continuerò a dirvelo, segnatevelo. Comunque a piedi ci ho messo esattamente 16 minuti. È stato veramente bello. Se non ci fosse stato questo tempo, che non so se sia l'inquinamento o solo il fatto che è grigio, onestamente. Però ci sono i soliti ristorantini, bagni. Se scendete sotto, come ci mostrano le amiche, c'è un piccolo convenience store praticamente qui sotto, andando a destra. Però ci sono solo snack e i ramen che si possono fare con la macchinetta. Però non è vero, stranamente, sempre se mi riuscite a sentire che c'è tanto vento, sono più quelli seduti a terra che non quelli sui tavolini, quindi potremo riuscire forse a trovare un tavolino. Guardate che brava, vi ho trovato proprio un bel tavolino.
qua si stanno facendo le fottine. PS, vi ricordate i cerottini che ho preso in farmacia? Quelli per i brufolini? Sono pazzeschi, ragazzi. Forse anche meglio di quelli che compravo da Olive Young. E funzionano da Dio. Il problema, l'unico problema, è che dovete assolutamente aprire il brufolo prima. Quindi non li spremete con le unghie, mi raccomando, perché primo non è igienico e secondo vi lasciate i segni. Vi aiutate con due cotton fioc piccoli piccoli, fate pressione e poi ci applicate questo. Vi succhia tutto quello che c'è dentro. Tac, cioè si vede proprio il bianco che è stato risucchiato. Idem, qui non so quanto si possa vedere, forse si vede meglio qua. Infatti mi fa schifissimo andarci in giro. Non avete idea, però più lo tenete meglio è. Ragazzi, sono venuti a fare le foto del motore.